Aper idea. Piccoli pensieri per cominciare. Di Padre Gaetano Piccolo. Una produzione Radio Più. Padre Gaetano Piccolo, che cos'è il male? Si tratta forse della domanda più drammatica che ogni uomo prima o poi si pone nella sua vita. Una domanda drammatica perché probabilmente destinata a rimanere irrisolta. Il male è innanzitutto un'esperienza. Vediamo il male quando una madre perde un figlio, chiamiamo male un terremoto che rade al suolo un paese, sentiamo il male quando qualcuno ci fa del male. La sofferenza fisico-spirituale è il segno eloquente della presenza del male. In un certo senso potremmo dire che il male è il contrario di come dovrebbero andare le cose, l'opposto di quello che ci aspettiamo, dell'ordine, del bene. Una madre dovrebbe vedere crescere un figlio, è quindi assurdo che una madre sperimenti la perdita di un figlio. Un paese dovrebbe prosperare e dare sicurezza, perciò rimaniamo impressionati dalla violenza della natura che distrugge. Desideriamo essere amati e pertanto soffriamo quando qualcuno ci fa del male. Sotto la definizione del male mettiamo quindi insieme cose diverse, la mancanza di qualcosa di buono che dovrebbe esserci, ma anche il male che proviene dai fenomeni naturali, nonché il male che deriva dalle scelte degli uomini. Sono tipi di mali diversi. Nel primo caso si tratta di un male ontologico, cioè una privazione di un bene nella natura di qualcosa, un bene che per definizione ci dovrebbe essere, che invece manca, come la vista per una persona. Accade per esempio che nella persona cieca manchi quel bene che è la vista, che per definizione ci dovrebbe essere. Questo è un male ontologico. Il male fisico è tale invece per le conseguenze che ha sulle cose. I terremoti, gli uragani o la grandine sono fenomeni iscritti nella natura stessa del mondo, ma talvolta essi hanno purtroppo conseguenze negative per le persone e per le cose. Non si tratta quindi di un male in sé, ma si tratta di un fenomeno naturale che diventa un male per le sue conseguenze. Un'altra cosa ancora è il male che deriva dalla libertà dell'uomo. Talvolta infatti scegliamo, avendone la possibilità, di fare del male a qualcuno. E lì scopriamo che il male è iscritto dentro quel potere che l'uomo si ritrova tra le mani e che si chiama libero arbitrio. E forse è qui che incontriamo il volto più terribile del male, perché dipende dalla scelta dell'uomo. In un certo senso la libertà è uno strumento troppo potente per stare nelle mani dell'uomo. L'errore sembra quasi inevitabile. Capita di avere davanti la regola, il criterio, il valore, eppure dirigiamo la nostra azione altrove. Probabilmente perché siamo presi dal potere dell'egoismo che ci abita e che distorce le cose. In altri casi la nostra visione umana, inevitabilmente limitata, non ci fa percepire la giusta portata delle nostre azioni e delle conseguenze che possono avere. Il male, potremmo dire, è l'inevitabile conseguenza dell'amore, della libertà, della giustizia. Non sarebbero tali senza l'apertura alla possibilità del male. L'amore non sarebbe amore, la libertà non sarebbe tale, la giustizia non sarebbe giusta. In questo senso il male non è un interrogativo a cui rispondere cercando nell'origine, ma è una domanda a cui si può rispondere solo assumendo il male e portandone il peso. Vivere è assumere il peso della possibilità del male. Chiudersi a questa possibilità vuol dire smettere di vivere. Forse non a caso, nei Vangeli, Gesù non dà mai una spiegazione del male, ma lo assume, lo prende su di sé, ne porta il peso. Ed è qui forse che troviamo la risposta più profonda e autentica alla questione del male. In questo caso, per continuare a riflettere sul tema del male, possiamo chiederci: come ho reagito quando ho fatto l'esperienza del male nelle sue diverse manifestazioni? Ho mai avvertito il peso della libertà?